Stiamo per celebrare, due grandi atleti che chiamiamo qui con noi perché è più bello essere di qui e tra l'altro è giusto che siate voi ad essere al centro di questa platea. Alviso De Vidi e Martina Caironi, due grandissimi atleti, due grandissimi sportivi, due grandissimi professionisti e amanti dello sport che hanno tenuto la bandiera italiana alta, altissima, al punto che di Alvise credo si possa dire non contiamo nemmeno il numero di medaglie che ha portato a vantaggio del medagliere italiano in tanti anni di carriera sportiva, quindi oggi di fatto celebriamo la sua grande carriera e il suo grande risultato. E di Martina Caironi, nonostante la giovane età, il grandissimo risultato che ha fatto registrare anche a Londra, vincendo la medaglia d'oro nella sua disciplina. Come vedete, Gitando Hall ha quest'anno una sezione dedicata al mondo dei giovani nel padiglione adiacente a questo, un mondo molto frequentato da scolaresche di Vicenza e del Veneto, perché secondo noi lo sport è uno degli elementi fondamentali di collegamento tra diverse culture, tra diversi modi di vivere, tra diversi imprinti di carattere sociale, ma anche per superare tutta una serie di ostacoli che possono essere anche ostacoli mentali più che fisici e che non permettono in qualche modo di misurarsi secondo quelli che sono gli stessi standard, le stesse possibilità e le stesse opportunità. Lo sport è sicuramente un grande ponte di collegamento, permette di rendere lo spirito di amicizia, della competizione, della lealtà e tutta una serie di altri valori fondamentali al centro di una platea di persone che si misurano secondo le loro capacità e secondo lo stimolo che possono aver avuto per l'allenamento, per il duro allenamento di tanti mesi di preparazione. Avere qui due campioni paralimpici nazionali per noi naturalmente è un grandissimo orgoglio, è un grandissimo piacere. Sappiamo anche che ci porterete testimonianza, una breve testimonianza della vostra fatica, ma speriamo anche della vostra soddisfazione. E quindi lo celebriamo in questa giornata così importante per Fiera di Vicenza, per la Regione del Veneto e naturalmente per tutte le autorità presenti, considerando il fatto che oggi pomeriggio apriamo il meeting internazionale del turismo accessibile. Turismo è anche attività all'aperto, turismo è anche outdoor, turismo è anche sport e passione, c'è chi lo fa col mestiere, c'è chi lo fa anche solo per diletto, ma sicuramente, come dicevo prima, lo sport ha un valore aggiunto che è ineguagliabile rispetto a tante altre possibilità della nostra vita quotidiana. Quindi intanto grazie di essere qui, grazie da parte nostra, grazie da parte del Presidente Marzotto, ovviamente dell'Assessore Finozzi, della Banca d'Italia. Prima di premiarvi passerei la parola velocemente per portarci un vostro saluto naturalmente e raccontarci velocemente la vostra esperienza di sportivi. Grazie. Sono onorato di ricevere questo premio, un premio che è della mia terra, io sono di Treviso, perciò un premio sentito particolarmente. Lo sport è per tutti noi, insomma, è gioia di vivere, gioia di divertirsi, stare assieme agli altri. Noi abbiamo avuto la fortuna di arrivare a ottenere dei grossi successi, il movimento paralimpico è un movimento che corre molto veloce, che si sta facendo apprezzare e conoscere in tutto il mondo, con grandi atleti, con grande performance. E noi siamo veramente onorati di rappresentare il nostro paese, la nostra terra in particolare modo in questo momento. E la mia è una carriera molto lunga, io sono l'antico e Martina è la gioventù che avanza, come è giusto in tutte le cose. È un antico glorioso, insomma, ho fatto di tante esperienze che parte dalle Paralimpiadi di Seul e arriva a quelle di Londra 2 anni fa. Cerco di tenere ancora duro per arrivare a quelle di Rio de Janeiro, non sarà facile, ormai anche nella mia categoria i giovani avanzano e sono sempre più agguerriti. Però insomma la gioia di fare sport e di divertirmi e di cercare ancora quelle emozioni che lo sport ti regala, che sono emozioni incredibili. Poi vi racconterà Martina cosa sono state le Paralimpiadi di Londra, essere in questo stadio con 80.000 persone che gridano, salutano, ti applaudono. È incredibile, insomma, sono anche emozioni molto difficili da descrivere. E poter vivere questi momenti veramente appaga di tanti anni di sacrifici, di tanti anni di fatica, di tanti anni di sofferenza. Ecco, questo credo sia il risultato più importante per noi, vivere emozioni, vivere esperienze e cercare di trasmetterle ai ragazzi giovani che ancora oggi
faticano magari a avvicinarsi al nostro movimento. Noi vogliamo essere prima di tutto dei testimoni per coinvolgere quelle persone che ancora non conoscono il movimento paralimpico e non conoscono i valori che questo può esprimere. Perciò un grazie sentito di nuovo per questa premiazione e per questa occasione di portare la nostra testimonianza anche in fiera qui a Vicenza. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e del premio che ci accingiamo a ricevere. Io ho iniziato a fare sport solo nel 2010 e la conquista più grande che ho avuto è stata appunto la medaglia d'oro a Londra nei 100 metri. E se ho iniziato a fare sport è stato grazie a appunto chi, come Alvise, prima di me ha spianato la strada, e quindi mi sembra giusto anche adesso fare la stessa cosa per chi si vuole, appunto come diceva Alvise, approcciare alle discipline paralimpiche. Correre in uno stadio con 80.000 persone che urlano è un'emozione veramente top, più alta di quella che chiunque si possa immaginare finché non la vive. Me ne avevano parlato e poi l'ho vissuta sulla mia pelle, e quello che dà lo sport per un disabile, ma anche per un non disabile, un cosiddetto normodotato, è quel valore aggiunto di cui parlavamo prima, di cui parlavate prima, che completa secondo me la vita di una persona, la rende più costruttiva anche per il proprio carattere, no? Forma il carattere. Per un disabile secondo me è particolarmente importante perché lo aiuta poi nella vita di tutti i giorni a superare certe difficoltà anche proprio fisiche, perché migliorando l'atleticità migliora anche il rapporto con le cosiddette barriere architettoniche. Questa fiera appunto si parla anche di barriere architettoniche, di turismo accessibile, e in più personalmente posso dire che mi ha proprio resa più disinibita nei confronti proprio anche delle relazioni, perché avere una disabilità non è sempre così facile, come dire, non è facile avere una disabilità e poterne parlare apertamente con la gente. Quindi lo sport a me ha dato anche proprio questo. In più ho avuto anche questa esperienza a Sochi con Ability Channel, e infatti io c'ero al momento di questi scatti che potete vedere, e anche lì ho visto la Paralimpiade però da un altro punto di vista, cioè da giornalista, fotografa o insomma quello che ero, e non da atleta, e ho capito anche tutto il mondo che ci sta dietro. Quindi l'augurio è insomma, che anche nel futuro non solo i ragazzi nuovi insomma si possano approcciare agli sport, infatti ne stiamo vedendo molti, in particolare per noi atleti con amputazioni, perché non l'ho detto, ma io corro con una protesi, vabbè. Ma in particolare anche per rendere fruibile ad un pubblico più vasto, quali siete voi o tantissime altre persone, insomma, che possano conoscere che cos'è lo sport per atleti disabili e vedere quindi il disabile non solo più come una persona con difficoltà, ma con abilità. Grazie. Allora chiederei al presidente Marzotto di poter premiare. Cominciamo da Martina, direi, ringraziandola per essere qui, complimenti. Guardate qua. Presidente, state un po' più al centro, per favore. Guardate qua. E chiederei, esatto, anche l'assessore Finozzi di accompagnare il presidente Marzotto per la premiazione di questo grande atleta veneto. Scusate, girate di verso di qua, grazie. Ok, guardate qua.